A Trieste si respira cultura. Una fitta carrellata di eventi e nuove proposte promosse dall'amministrazione comunale e un'offerta culturale per tutti, ma rivolta in particolar modo ai giovani, ai fatti contraddistinto il 2017. Solo per citarne alcuni fra tanti. Dal mega cartellone estivo di Trieste Estate, con ben 196 spettacoli, 68.500 presenze di triestini e turisti, organizzati nelle piazze principali e a rilancio del Colle di San Giusto, dove si è puntato molto sui giovani, con oltre 11.400 spettatori per 45 eventi al Bastione Fiorito, 18.800 per 31 spettacoli al Piazzale Milizie, accanto alle prestigiose mostre allestite da Linari. Al Salone degli Incanti, la mostra Le Stanze Segrete di Vittorio Sgarbi è stata visitata da ben 15.225 persone. Apprezzato in questa sede anche il recente ritorno del Salone Trieste Antiqua e altri eventi correlati alla Barcolana 49, l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori su Piazza Unità e le Rive Cittadini, organizzata dal Comune, che è stata seguita da migliaia di persone. Uno spettacolo emozionante, un grande omaggio alla nostra città e alla sua importante regata velica internazionale. E ancora, la novità assoluta del progetto Cromopolis realizzato dal PAG, progetto Area Giovane, con testimonial della street art il writer Aaron. Le coloratissime, originali decorazioni del muro esterno del famoso stabilimento Pedocin, ma anche dello stadio Nereo Rocco, con i ritratti del Paron e di Umberto Saba. L'originale spettacolo di luci e suoni in versione 3D è andato in scena nella splendida cornice di Porto Vecchio. Gli importanti appuntamenti di culto musica nei principali luoghi di culto della città, la inedita mostra sull'idrovolante a Palazzo Gopcevic con la partenza dell'idrovolante da Trieste alla Volta di Zara, la corsa dei due castelli da Miramare a San Giusto. Ma sono tanti ancora i progetti di rilievo in cantiere per il 2018, dalla mostra sull'archeologia subacquea a quella della Fondazione Benetton. Risultati di rilievo anche nell'ambito delle rappresentazioni teatrali cittadine. Il Teatro Rossetti, fra le produzioni, ha registrato il sold out con 18 repliche alla Sala Bartoli con La Guerra di Goldoni. L'evento Blue Man Group ha superato i 6.300 spettatori in 6 repliche. Per la prosa, tra i più visti, Arlecchino Servitore dei Due Padroni, con oltre 3.500 presenze, e lo spettacolo di Marco Paolini, Le Avventure di Numero Primo, con 4.464 spettatori in 6 repliche. Il musical Vita e Sister Act con 6.581 presenze in 6 giorni. Il Teatro Verdi punta a rilancio, uno dei luoghi più importanti della nostra cultura, una vera eccellenza che va diffusa e fatta apprezzare, sostiene il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che nel mese di novembre ha promosso una serata evento per far conoscere il valore e la potenzialità di un luogo rappresentativo come il Verdi pure ai privati, indicandone un'utilità anche in chiave di visibilità, organizzando un concerto dell'orchestra del coro della fondazione diretti dal neo direttore stabile residente, maestro Ezio Bosso. La produzione vanta cast e allestimenti internazionali. Oltre 140 alzate di sipario per spettacoli lirici, balletti e concerti sinfonici. Fra i titoli favoriti dal pubblico, Il Barbiere di Siviglia e Tosca, con quasi 7.000 spettatori per ciascun titolo solo a Trieste. Gli spettacoli sono stati rappresentati anche nei teatri di Udine e Pordenone. Eugenio Onegin, l'affascinante spettacolo inaugurale della stagione 2017-2018, con grande successo di pubblico. L'entusiasmante concerto inaugurale della stagione sinfonica diretto sempre dal maestro Ezio Bosso, sold out. 12.000 i giovani spettatori, grazie ai prezzi agevolati per abbonamenti e biglietti. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è comunque quello di superare i notevoli risultati raggiunti e di ampliare ulteriormente l'offerta culturale e turistica per rivitalizzare gli spazi urbani e dare a tutti l'opportunità di stare insieme e vivere la città in bei momenti di intrattenimento. Al contempo organizzare un nuovo polo museale in Porto Vecchio per trasferire una parte del prossimo cartellone estivo in questa nuova suggestiva sede e contribuire così al suo rilancio.